Un ringraziamento speciale a Maria Sofia, Goku Super Saiyan 4, Dragon Ball Ale e Antonio DB. Grazie per tutto il supporto, spero di migliorare. In molti si lamentano spesso del personaggio di Dragon Ball, Kiki, figlia dello stregone del toro, moglie di Goku, mamma di Gohan e Goten, e nonna di Pan. Kiki incontra Goku, dopo essere stata stordita da Yamcha, il quale non sapeva che lei fosse la figlia dello stregone del toro, alle pendici del Monte Padella. In questo episodio, Goku la fa salire sulla nuvola Speedy, che accetta Kiki come passeggera, segno che la bambina è pura e ha una grande forza d'animo. Kiki si innamora di Goku praticamente subito e una volta che hanno spento insieme l'incendio sul Monte Padella, gli chiede di sposarla un giorno nel futuro. Ingenuamente, Goku le risponde di sì, convinto che una moglie sia qualcosa da mangiare, ma quando si incontrano nuovamente al 23esimo torneo Tenkaichi, Goku, benché titubante, non si tira indietro di fronte alla sua promessa e decide di sposare sul serio la ragazza, da cui un anno dopo avrà Gohan. Non molti sanno che il primo appuntamento tra Goku e Kiki, narrato in un appuntamento per Gohan, si svolse con Goku che, spinto dalla ragazza a fare qualcosa di piacevole per lui, decise di sfidarla in combattimento. Goku, naturalmente, pensa al combattimento ed inizia a lottare. Kiki, a quel punto, anche se controvoglia, è costretta a difendersi ed inaspettatamente si rivela all'altezza di Goku, combattendo con lui alla pari. Kiki conclude la narrazione affermando che fu un grande primo appuntamento. Kiki ama Goku profondamente e senza limiti. Lo ama al punto di considerare il loro primo appuntamento come l'appuntamento migliore del mondo. Nonostante questo, durante la serie, la vediamo spesso trattarlo male. Tutti siamo rimasti stupiti dal fatto che dopo averlo visto morire, resuscitare e quasi sacrificarsi nuovamente per sconfiggere Vegeta, quasi non lo consideri quando riesce finalmente a raggiungere lui e il figlio, dopo lo scontro con i due Saiyan. Dietro al comportamento scostante e un po' antipatico di Kiki, però, c'è una grande sofferenza e un profondo senso di abbandono. Kiki ha paura di rimanere nuovamente sola, dopo che finalmente ha trovato qualcuno da amare, e che nonostante i dubbi di molti fan, Goku lo ama a sua volta. Gli uomini della sua vita sono prevalentemente inaffidabili: il padre, di cui si è dovuto occupare dopo la morte della madre, il marito, che vede morire due volte e che deve accudire, con le ossa rotte, più e più volte, i figli, Gohan e Goten, che nonostante le sue premure, continuano a combattere, mettendo a rischio la propria vita. Facendo due calcoli abbastanza intuitivi, Goku rimane lontano da Kiki per tantissimo tempo. Tra il loro matrimonio e la prima morte del Saiyan passano circa 4 anni, successivamente Goku rimane a casa, giusto il tempo di guarire dalle ferite dello scontro con Vegeta, per poi ripartire per Namek, da cui non torna a casa subito ma dopo un altro anno abbondante, quando torna sulla Terra, si ammala di cuore, e subito dopo si sacrifica per sconfiggere Cell, rimane con Kiki, giusto il tempo per concepire Goten. Nonostante questo, Kiki non limita mai troppo Goku nelle sue scelte. Per quanto vorrebbe che lui diventasse un marito modello, sa benissimo di essersi innamorata di un combattente e sa anche che è stata questa sua particolarità a farla innamorare. Per questo lo aspetterà sempre a casa, pronta ad accudirlo, preparargli un pasto caldo e dargli uno schiaffo se se lo merita. Ok, su Kiki abbiamo prove sufficienti che lei ama Goku, ma Goku quanto ama Kiki? Quando Goku e Kiki si sono sposati, anche se non sapeva cosa volesse dire, Goku sembrava amarla. Penso che quando si sono sposati sia stato solo per la promessa che Goku aveva fatto a Kiki. Inconsapevolmente, Goku non sapesse cos'è l'amore, come si fa un bambino, ma quando insieme devono spegnere il braciere eterno, penso che nasca qualcosa, anche per il senso di protezione che ha Goku verso Kiki. Comunque, quando nasce Gohan, diventano più affezionati per via dei figli, e Goku continua a provare protezione e affetto, e non si sa completamente se sia amore.
Nella saga di Goku Black, quando Black uccide Kiki e Goten, Goku si arrabbia molto, facendoci capire che Goku ama Kiki. In conclusione diciamo che Goku vuole...